chiesa parrocchiale di Miggiano è dedicata al santo martire Vincenzo, patrono della città. La struttura originaria, risalente come tradizione storica al Cinquecento, ha subito nel corso dei secoli importanti modifiche strutturali e stilistiche. Oggi la facciata appare sobria e austera, ritmata dai tre ingressi e dalle tre nicchie che conservano le statue lapidee dei santi apostoli Pietro e Paolo e dall'effigie di San Vincenzo che sovrasta la monumentale porta principale. L'edificio, di recente restauro, al suo interno si apre in un'ampia navata incorniciata dalle cappelle e i relativi altari laterali, frutto della devozione religiosa della comunità miggianese. Preziosa è la tela attribuibile al pittore neretino Antonio Donato d'Orlando, datata al 1616. Al centro della scena è raffigurato il santo protettore Vincenzo mentre riceve dal cielo la corona e la palma. In calce, ai lati, sono riportate alcune vicende agiografiche, come la rappresentazione del martirio sulla graticola. Ai piedi del dipinto si conserva la statua processionale del santo, protetta nella nicchia che reca lo stemma civico dell'Universitas Miggianese, ancora oggi riscontrabile nel gonfalone del comune, un albero di melo. Le decorazioni rocaille e i preziosi stucchi colorati si mostrano nell'altare della Vergine del Carmine. Al centro della tela è raffigurata la Madonna con il Bambino, intenta ad offrire lo scapolare alle anime purganti disposte ai loro piedi. In alto, racchiusa nella sinuosa cornice, si fa evidente una tela di Sant'Oronzo, secondo la tradizione, primo vescovo di Lecce. Pochi passi dalla matrice, caratteristica è la Grotta dell'Abbraccio, che ospita la sede del MUMIG, museo che raccoglie reperti, manufatti e abiti liturgici che raccontano la storia della Chiesa Madre Miggianese.